Ciao a tutti, sono qui oggi con un mio amico, Sergio Casabianca. Ciao. Per parlare di un disco che piace molto a entrambi, un disco che mi ha cambiato la vita, non lo so, forse è un po' pesante dire, ma mi ha cambiato la vita, a te ti ha cambiato la vita? Ha segnato la mia adolescenza. Ha segnato la tua adolescenza, sì, mi sì, piace, sì, te sì. La posso rubare? Allora dico, ha segnato la mia adolescenza. Il disco in questione è Images and Words dei Dream Theater, se la dite di gusto. Disco del 1992 che vi andrò a mostrare, perché come sempre vi faccio vedere la confezione, se no che bello c'è, una volta che ce l'ho con me. Questo è il classico, no, da questa parte, questo è il classico simbolo dei Dream Theater che troverete da tutte le parti. Questo è un simbolo storico. Questo è un libretto a mo' di lenzuolo, potete mettervelo fisarmonica, così, a fisarmonica. Potete anche dormirci se siete fuori. Al ristorante può servire. Al ristorante, lo mettete qui. Con tutti i testi, quantomeno ci sono i testi e ci sono delle foto dietro, un po' discutibili. Che al ristorante non possono servire invece, perché diciamo che danno un po' di inquietudine. Sì, meglio non mettersi questo perché al ristorante da questa parte. Il problema è stato che quando io ho acquistato il primo disco di Dream Theater, ho acquistato un disco che mi hai consigliato tu, tra l'altro, Scenes from a Memory, bellissimo. E in quel disco non c'è nessuna fotografia dei Dream Theater, no? Assolutamente. Per cui io, che non avevo connessione internet, non c'avevo nulla, lo ascoltavo 10 volte al giorno e immaginavo un po'. E non ne sapevo niente del metal, per cui immaginavo questi, non so, okay, questi... un look normale. Okay. Quando ho comprato il secondo, che mi è piaciuto moltissimo anche, specialmente i peli che ha addosso Mike Portnoy, per esempio. Sì, i peli, sì. Non c'ha la barba, proprio. Ancora ai tempi non aveva la barba. Dice, però nel Live from Tokyo. Diciamo che l'ha avuta dal 2000 e qualcosa in poi. Vabbè, non siamo qui a parlare della barba di Mike Portnoy, ma... l'ho intervistato per cui. Che ho intervistato, sì. Ma del disco Images and Words, che ricordo ancora quando me lo passarono. Che cacchio ridi? Faccio le smorfie. Così intrattieni anche. Invece di mettere in genere c'ho il video, c'ho qualcosa che passa dietro lo schermo. Stavolta possiamo lavorare insieme. Beh, stavolta c'ho Sergio. Ricordo ancora quando mi hanno fatto conoscere il disco. E ricordo che era il 93, sì, questo album del 92, era il 1993, avevo quasi 13 anni ed ero sulla sedia a sdraio a mare. E un tipo venne, un amico di mia sorella venne, ascoltati questo. Gli ho dato la cassettina e io ho messo, ho premuto play. All'inizio, per cui inizia con Pull Me Under. E c'è quel drumming che mi ha... sconvolto e mi ha aperto totalmente. Poi ovviamente non ero abituato a quel tipo, a questo genere di musica, ero abituato un po' a musica un po' più canonica, come Metallica, Iron Maiden, però ho sentito questi passaggi, diciamo, prog, sono impazzito, anche perché non ero abituato al genere. E quindi niente, per me è stato un disco che mi ha segnato. Tutte le canzoni di questo disco sono fantastiche, sono 8 canzoni, una meglio dell'altra. Sapete quando c'è quel disco, ah, skip qua, skip là, questa è meglio di quell'altra, questa... Questo disco invece è bellissimo, dall'inizio alla fine. Alcune sono delle pietre miliari, tra l'altro. Alcune sono pietre miliari, tipo... che ne so? Another Time, Another Day. Non c'era. Another Day. Another Day. Take Time, Surrounded, ma anche Under Con Glass Me Under, il famosissimo solo di Petrucci su Under Glass Moon. Quello che è bello. Solo definitivo dei Dream Theater. Quello è il mio solo preferito di Petrucci, non melodico, cioè in una... solo aggressivo, sì, diciamo. Diciamo tecnico e costruito molto... Esatto. Quello melodico del disco potrebbe essere quello di Another Day. Brani che sono mediamente lunghi, però non tutti. Diciamo che c'è Another Day, che è una classica ballad che dura 4 minuti e 20. Wait for Sleep. Che... non so parlare. Tutto a posto, li ripeto io. Wait for Sleep. Che è la numero 7. Wait for Smith. Che dura 2 minuti e mezzo. È praticamente una sorta di... per esempio, quello è un peccato, perché il brano è bellissimo. Però forse è bello perché è così. Poi magari avrebbe... L'ho ascoltato spesso. E ogni volta c'era però una strofa in più, ci voleva magari. Cioè... okay. Forse sarebbe stato... chi lo sa, non lo sapremo mai. Perché... altra cosa che sorprende è il finale di Pull Me Under, che non c'è. Sì. E tutti penso... netto. Soprattutto per chi aveva la cassettina neanche originale come me ai tempi. Quindi io l'ho ascoltato e... apri il coso e vedi, apri il Walkman e vedi se la cassetta, sapete, sì, quando c'era la musicassetta che usciva tutto il, come si chiama, il nastro, sì. Quindi niente, per me è un album praticamente perfetto dall'inizio alla fine, con la band che è ai massimi storici, la band composta, sì,
James Labrie al suo primo disco con la band, che è il suo massimo storico. James Labrie in questo disco e anche nel successivo Awake ha una voce pazzesca. Tant'è che questo viene visto come il primo disco effettivo dei Dream Theater, Sì. anche se When Dreams Unite È è fondamentalmente veramente il il primo, primo. però insomma, Esatto, a questi livelli. non è sicuramente a questi livelli. C'è la premiata coppia Portnoy e Petrucci, che conoscete tutti. Petrucci anche lui è il suo massimo storico, probabilmente. John Mayall, sempre uguale da 30 anni a questa parte. E il tastierista è Kevin Moore, che è tanto Ah, amato. grande, grande Tu Kevin Moore. preferisci, chi preferisci come chitarrista dei Come tastieristi? tastierista, no, Kevin Moore. Ok, lo Rispetto. preferisci anche rispetto a Jordan Sì, Rhodes? anche se Rhodes ha mantenuto Rhodes o un Rhodes? alto livello nel corso degli anni, però era più sincero musicalmente, secondo me, Kevin Moore, anche in Ok. quei live dove ha un buon controllo dei suoni, dei soli, di tutto, cosa che invece altri a volte non hanno. Ok. Se seguite un po' Given Rock sapete che non metto mai voti altissimi. Questo è un disco da 100, secondo me. 100. Al voto in centesimi. Ok. Sì, 100 centesimi. Non 100 decimi, sì. Dieci Cioè. dischi. Perché è un disco perfetto, non gli trovo nessun difetto, tutte le canzoni mi emozionano, sono proprio perfette, le trovo ispirate, le trovo cantate bene, suonate meglio, proprio un disco perfetto, quindi perché non mettere, c'è un disco che ha fatto storia anche, perché con questo disco poi si è un po' sviluppato un filone prog metal dove sono nati un sacco di altri gruppi. Assolutamente sì. Quindi metto 100 e do le mie tre top tracks, anche se veramente difficile. Vabbè, Sì. metto Metropolis Part 1, sicuramente. Metto Take the Time. Under a Glass Moon, se devo scendere le mie tre. Skip Tracks non ce ne sono, perché come detto sono tutte belle, tutte veramente godibili. Il tuo voto e le tue top tracks e skip track, Il se mio ce voto n'è. è 85, fra 80 e 90. Comunque, grandissimo Ok. disco. Top 3 abbiamo Sì. detto. Beh, sicuramente Take the Time, Surrounded, che è un brano che adoro. E dato che tu hai detto gli altri, io direi Wait for Sleep, ma giusto perché, per non lasciarli fuori, ma Ma non si non offendono si offendono. comunque. Skip Track non ce n'è, però forse Learning to Live è il brano che ho ascoltato di meno. Ok. Diciamo, per Ci cui. sta. Va bene. Yeah. Questo è tutto. Un saluto. Ciao. E alla prossima. Sappiamo che Derek Cerinian ha una grande Produzione. Petrucci.